Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi, secondo video tutorial in collaborazione con la DuiTu, come promesso, vi avevo già detto che dovevo fare il secondo tutorial. Vi ricordo il codice sconto che è Antonia35, valido ancora per pochi giorni fino alla fine di aprile. Nel primo tutorial vi ho fatto l'anello ed ora andremo a fare un ciondolo da abbinare a quest'anello. Quindi, se dovete fare un ordine, ricordatevi di prendere due capochon di questa colorazione se volete farlo in questo colore. La lavorazione del ciondolo parte con la stessa lavorazione dell'anello. Ora vi dico il materiale che ci serve e poi andiamo con il lavoro. Vi ricordo ancora il codice sconto. Si ha diritto al 35% di sconto su tutto il materiale sul sito DuiTu, compreso quelli già in sconto. È un sito fornitissimo, quindi io vi consiglio di andare a dare un'occhiata al sito. Sicuramente sarete soddisfatti di questo negozio. Per il ciondolo ci servirà quindi un cabochon sempre della Puka da 18 mm. Ci serviranno i mezzi cristalli da 4 mm in questa colorazione e ogni confezione contiene 120 mezzi cristalli. Ci serviranno i mezzi cristalli da 3 mm. Questa colorazione, anche questa confezione contiene 120 mezzi cristalli. Ci serviranno anche le Piros, sempre della Puka, e ogni pacchetto è da 10 grammi e ne contiene tantissimi, quindi con un solo pacchetto andremo a fare sia l'anello che il ciondolo. Io ho preso anche questo gancio per pendente in argento placato oro, argento 925. Ogni confezione contiene un pezzo. Ci serviranno anche le Helios, sempre della Puka, confezione da 10 grammi. Anche in questa confezione ce ne sono tantissime. Il filo che userò è un Farline da 0,12. Poi utilizzerò delle 15,0 sia oro che bronzo e delle 11,0 vedremo se mi serviranno sia oro che bronzo. Andiamo con il lavoro e man mano se ci occorre altro materiale ve lo dirò. Naturalmente troverete tutto i dettagli nell'info box. Quindi sto uscendo da questo mezzo cristallo, quello fra le 2,11,0. Prendiamo sul lago 4 11,0 bronzo, 1 oro e 4 bronzo. Andiamo non in questo mezzo cristallo, ma in quello dopo ancora. Questo lo faremo per 4 volte. Questo è quello che avremo una volta finito il giro. Prendiamo il nostro cabochon e lo andiamo ad inserire all'interno. Ora prendiamo 6 rocaille bronzo, quindi 2, 4, 5 e 6, e andiamo ad inserirci nella 11,0 oro. Io sto uscendo già dalla 11,0 oro. Prendiamo 6 11,0, andiamo in quella ora dopo di nuovo, quindi siamo 5 6, ci inseriamo in questa ora. Quindi una volta finito il giro degli inserimenti delle 6 perline, ripassiamo nuovamente in queste perline e anche nella serie delle 9 perline che abbiamo inserito precedentemente. E l'incastonatura è terminata. L'incastonatura
del cabochon è ugualissima a quella dell'anello, non va fatto soltanto la lavorazione esterna. Ora procediamo con la lavorazione per realizzare il nostro ciondolo. Per cominciare la lavorazione esterna usciamo da questa 11.0, quindi dove abbiamo inserito le due 11.0 con in mezzo un mezzo cristallo. Prendiamo sul lago una 11.0 bronzo, un Helios in questo verso, una 3 mm, mezzo cristallo da 3 mm, sempre Helios e 11.0 bronzo. Ci andiamo ad inserire nella 11.0, mezzo cristallo e 11.0, qui in questo modo avremo questo. Vi faccio rivedere un'altra volta, quindi uscendo dalla 11.0 prendiamo 11.0 bronzo, Helios, questo verso, mezzo cristallo 3 mm, Helios in questo verso e 11.0 bronzo. Quindi avremo questi inserimenti e ci andiamo ad inserire 11.0 mezzo cristallo e 11.0 e facciamo il giro in questo modo. Ho terminato il giro, sto uscendo da questa Piros. Prendiamo sul lago 3 11.0 formate da una bronzo, una oro, una bronzo. Mi vado ad inserire nel mezzo cristallo da 3 mm. E tiro bene. Prendiamo nuovamente 3 15.0, quindi bronzo, oro e bronzo, e vado ad inserirmi nella Piros, questa. Ora prendiamo una 11.0 oro, due Piros e una 11.0 oro. Andiamo ad inserirci, quindi sto uscendo da questa Piros, ci inseriamo in questa, in questo modo. Ecco qui, nuovamente le 3 15.0 e andiamo nel mezzo cristallo che si trova tra le Helios, di nuovo 3 15.0 e andiamo nella Piros. Ora inseriamo nuovamente 11.0, la coppia di Piros e 11.0 e proseguiamo così per tutto il giro. Giro terminato, esco dalla 11.0 vicino alla coppia di Piros, salgo nel foro superiore di tutte e due le Piros, prendiamo sul lago una 11.0 bronzo, un mezzo cristallo da 3 mm e una 11.0 bronzo. Vado nel foro della Helios, questo. Prendiamo una Helios, 11.0 oro, Helios in questo verso, questo modo. Ci andiamo ad inserire nel foro superiore della Helios dopo. Faremo questo. Nuovamente 11.0 bronzo, mezzo cristallo 3 mm, 11.0 bronzo, passiamo in tutte e due le Piros. Faremo questo inserimento tutto intorno. Questo è il risultato di quello che avremo fatto. Ora io vado a ripassare nuovamente in quest'ultimo giro che abbiamo fatto. Una volta ripassato andiamo a fare l'ultimo passaggio, quindi esco da questo mezzo cristallo, prendiamo una 11.0 oro, mezzo cristallo da 3 mm, 11.0 oro
e vado nel mezzo cristallo dopo. Ora prendiamo 2 15 0 oro, un mezzo cristallo da 3 mm, 4 15 0 bronzo. Ci andiamo ad inserire nella Helios, nuovamente 15 0 oro, andiamo nella Helios successiva. Ora prendiamo 3 15 0 bronzo, mezzo cristallo da 3 mm, 3 15 0 bronzo. Ci inseriamo nella Helios, nella 11 0 e usciamo dalla Helios che stiamo uscendo prima. Faremo questo e continuiamo inserendo altre 4 15 0 bronzo, mezzo cristallo da 3 mm, 2 15 0 oro e andiamo nel mezzo cristallo dopo. Faremo questo. Una volta finito il giro, andiamo a ripassare nuovamente in tutte le perline. Nel ripasso, quando esco dalle 4 15 0 bronzo, prendo una 15 0 oro e vado nelle 3 15 0 bronzo, nel mezzo cristallo ed esco dalle 3 15 0 bronzo, prendo un'altra 15 0 oro e proseguo. Ho terminato la lavorazione del ciondolo, quindi poi sono andata a fare dei nodi con il filo e tagliato il filo. Non ho fatto il cappietto perché, avendo questo gancio, io posso inserirmi dove voglio, quindi posso inserirmi qui e quindi indossarlo tipo croce, oppure quando non mi piace più così mi inserisco qui e lo indosso come quadrato. Mi piace moltissimo questo pendente proprio per questa motivo, quindi si va ad inserire in questo modo e abbiamo fatto. Inseriamo la catena e il nostro ciondolo possiamo indossarlo come vogliamo. Il tutorial quindi termina qui. Vi ricordo il codice sconto sul negozio DoiTu, che è Antonia35, si ha diritto al 35% di sconto su tutto il carrello, qualsiasi sia l'importo, valido fino alla fine di questo mese. Vi ricordo questo e niente, io vi saluto e a presto, ciao.